Antonio Di Pietro, nei giorni scorsi un incontro con Bersani e Danilo Leva a Roma, accordo quasi fatto, possiamo dire. Ah, non c'è nessun problema, non esiste un quasi nel vocabolo di Di Pietro. Io ho cominciato a fare politica nell'Ulivo, di cui sono stato un cofondatore, resto nell'Ulivo e quindi non posso che restare con Bersani, a cui io ho detto e lui ha ribadito che entrambi lavoriamo per ricostruire un Ulivo unitario ed io ho già detto a lui che certamente voterò MDP, ma non mi limiterò a votare MDP, ne porterò anche la bandiera. Così parlò Antonio Di Pietro. Era il 25 settembre e tolse ogni dubbio sulla sua collocazione politica e sulla conseguente adesione all'MDP e all'Ulivo 2.0 nel Molise. A distanza di poche settimane, l'ex ministro ha ribaltato la sua posizione e ha di fatto riconfermato il sostegno a Paolo Frattura, pur criticandone l'operato. In realtà, però, in questi ultimi 5 anni, Antonio Di Pietro non ha mai proferito parola sulle scelte del governo regionale in materia di sanità, di lavoro, di infrastrutture, sui pesanti conflitti di interesse che lo hanno caratterizzato, né tantomeno sulle eclatanti vicende giudiziarie che hanno coinvolto direttamente il governatore. Il presunto giravolta si è palesato durante il faccia a faccia con Roberto Ruta, organizzato dall'MDP, quando il senatore gli ha offerto pubblicamente la candidatura al vertice della regione per poter unire, ha detto, il centro-sinistra, ma Di Pietro ha subito rifiutato l'offerta e con motivazioni poco convincenti ha detto: "Non sarò mai candidato per dividere ulteriormente il centro-sinistra né al Parlamento né alla regione, anche perché", ha spiegato l'ex PM, "quando è uscito il mio nome non ho visto un consenso diffuso. Il centro-sinistra diviso perderà le elezioni politiche e quelle regionali", ha aggiunto, "ed io non ho intenzione di andare alla ricerca di un posticino da estrema unzione". A chi gli ha fatto notare che l'unica opposizione alla sua candidatura era arrivata da Paolo Frattura, Di Pietro ha sorriso ed è rimasto in silenzio. Secondo molti osservatori si è trattato di un vero e proprio dietrofront, quello di Antonio Di Pietro, forse collegabile al figlio Cristiano, che secondo i ben informati nei giorni scorsi avrebbe concluso un accordo elettorale con Vittorino Facciolla. Davvero imbarazzante, infine, la risposta di Antonio Di Pietro alla domanda sulle diverse vicende giudiziarie che hanno coinvolto il governatore, dalla sentenza di Bari alla Biocom, dalla Villa al Mare ai tanti conflitti di interessi. "Frattura venne da me prima di presentare la denuncia a Bari", ha detto Di Pietro, "ed io lo sconsigliai dicendogli: pensaci bene. Oggi si trova indagato per calunnia, ma un avviso di garanzia non è una condanna. E anche a voi dico, pensateci bene, perché Frattura verrà assolto", ha concluso Di Pietro. Roberto Ruta invece ha bacchettato Paolo Frattura su quella denuncia. Dunque la distanza tra Ulivo 2.0 e Antonio Di Pietro è diventata davvero incolmabile e tutto lascia prevedere che l'ex PM ritornerà nelle braccia di Frattura. Il faccia a faccia tra Di Pietro e Ruta è servito però a fare chiarezza sulle reali intenzioni dell'ex PM, fino ad oggi eccessivamente ondivaghe, mascherate dalla ricerca affannosa di una unità del centro-sinistra che al momento appare impossibile.